Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di infrastrutture e trasporti, perché il senatore PD Luciano D'Alfonso ha illustrato questa mattina in conferenza stampa il dossier riguardante l'estendimento della copertura delle reti TEN-T sulla dorsale adriatico-ionica dal sud delle Marche ad Abruzzo e Molise. I particolari nel servizio di Paolo Renzetti. L'estensione della rete TNT sulla dorsale adriatica e dunque anche in Abruzzo è oggi una realtà, grazie anche al lavoro portato avanti sin da lontano 2015 dalla Giunta D'Alfonso. È stato lo stesso senatore abruzzese, oggi presidente della Commissione Finanze del Senato, a ricordare in conferenza stampa il lavoro portato avanti negli anni scorsi e che sembra aver dato i frutti sperati. Se non ci fosse stato Jakovčić, espressione del Partito Liberal Democratico, che si è messo a mediare tra i popolari, una famiglia amplissima all'interno della quale c'erano anche i contrarianti del nord, dei paesi frugali e i socialisti, non ci saremmo riusciti, poiché il 28 di ottobre del 2015 il voto fu favorevole a larga maggioranza grazie alla mediazione di Ivan Jakovčić, istriano, liberal democratico, appassionato di Euroregione Adriatico-Ionica, e spiegò che l'estendimento delle reti TEN-T sulla dorsale Adriatico-Ionica non era un raddoppiamento, non era una opera duale rispetto a quella del Tirreno che l'Italia aveva già, quindi non era uno spreco, perché era un'infrastrutturazione della macroregione che ha a che fare con l'acqua dell'Adriatico, dunque è un fatto nuovo che serve una popolazione di 25 milioni di persone potenziali che hanno a che fare con quest'area sul piano anche delle iniziative, dell'attività economica e della cittadinanza attiva. Su questa intuizione si determinò il voto favorevole. L'amministrazione di San Giovanni Teatino ha illustrato le novità sul raddoppio del tracciato ferroviario Pescara-Roma nel tratto di San Giovanni Teatino, per l'appunto. È infatti arrivata la richiesta di integrazioni del Ministero della Transizione Ecologica a Ferrovie dello Stato, accogliendo così le osservazioni e le esigenze del territorio. Sindaco, ci sono novità importanti per quanto riguarda il tracciato ferroviario che transita proprio nel territorio comunale di San Giovanni Teatino. C'è stato anche un pronunciamento del Ministero. Sì, c'è una bella novità, quella che il Ministero appunto si è pronunciato in modo negativo a questo progetto, e questo veramente per noi è una grande gioia, una grande risorsa per la città, perché bloccando questo progetto o modificando questo progetto si potrà avere la realtà di oggi o addirittura migliorarlo e non peggiorarlo, come purtroppo con il progetto precedente veniva danneggiato completamente tutta la città di San Giovanni Teatino, ma in primis il centro cittadino. Quindi oggi si riapre una nuova fase, possiamo dire che un buon Natale per noi tutti, cittadini in primis, perché possono veramente respirare un'aria nuova. Come presidente del comitato No Ferrovia Sì Strada Parco, per noi è sicuramente una grande svolta. Il nostro comitato, costituitosi già da 5 anni, ha fatto numerose battaglie a tutti i livelli, a livello comunale ma soprattutto con la regione, perché questa ferrovia, così come progettata, questo blocco di questa strada del centro di Corso Italia al centro del nostro comune, e con questo sottopasso assolutamente assurdo, perché significherebbe fare un buco al centro della città, significa assolutamente dividere il comune di San Giovanni Teatino, San Buceto, in due parti. Quindi siamo assolutamente soddisfatti e a fianco all'amministrazione comunale porteremo comunque avanti questa battaglia. La grossa novità di oggi è che il MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, ha accolto queste nostre osservazioni, ha dato un grande rilievo, una grande importanza, invitando il tavolo tecnico che si sta occupando di questo raddoppio, che come ricordo è un raddoppio che è inserito all'interno del raddoppio Pescara-Roma, che oggi verrà realizzato tra Pescara e l'interporto di Manoppello, quindi ci siamo anche noi dentro. Il MITE ha ovviamente invitato questo tavolo a riaprire le procedure, dando particolare attenzione alle osservazioni che provengono dal comune di San Giovanni Teatino, e quindi di fatto noi ci ritroviamo sul tavolo del Ministero a poter riaprire, voglio dire, facendo valere le nostre ragioni in merito a quest'opera che noi riteniamo troppo impattante e che merita altri tipi di iniziative e di soluzioni. Politica adesso, urne aperte da questa mattina alle 8 e lo rimarranno fino
alle 20 per le elezioni provinciali di Pescara, Chieti e L'Aquila. I seggi si trovano all'interno dei rispettivi palazzi della provincia presenti nei tre capoluoghi nei quali si vota. Per quella di Pescara sono in corsa il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis per il centrodestra e quello di Roccamorice Alessandro D'Ascagno per il centro-sinistra. Chi vincerà prenderà il posto di Antonio Zaffiri. In provincia di Chieti invece c'è da avvicendare Mario Pupillo. La sfida è tra il sindaco di Vasto Francesco Menna del centro-sinistra e quello di Lanciano Filippo Paolini per il centro-destra. All'Aquila la competizione elettorale oppone il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio. Urne aperte anche a Teramo, ma in questo caso per il solo rinnovo del consiglio provinciale. Il presidente Diego Di Bonaventura infatti resterà in carica per un altro anno. Sono chiamati al voto tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali dei comuni delle rispettive province. E in Abruzzo continua a destare preoccupazione la variante Delta del SARS-CoV-2. Per fugare le paure legate al vaccino e fare luce sui dubbi e le perplessità sull'attuale situazione pandemica, abbiamo interpellato il professor Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio. Dopo gli ultimi casi di contagio, in particolare il diffondersi anche in Abruzzo della variante Omicron, chiediamo al professor Stuppia di sfatare in un certo senso quelle che sono le paure che dilagano ormai tra la popolazione che non fa parte del comitato scientifico. Sfatiamo anche questa vox populi secondo la quale le trombosi sarebbero direttamente dipendenti dai vaccini. No, allora assolutamente, i vaccini hanno un numero di effetti collaterali, in particolare questi vaccini che stiamo usando adesso, bassissimi, e il rischio di trombosi era associato esclusivamente a una certa categoria di persone con un certo tipo di vaccino, ma comunque sia il numero di casi avversi a qualsiasi tipo di vaccinazione è infinitamente minore al numero di morti da Covid, quindi parliamo da un lato di reazioni avverse che possono essere anche la febbre, un po' di malessere, dall'altro parliamo di centinaia di migliaia di morti in questo paese. Se noi dovessimo paragonarle, dovremmo aspettarci che, avendo vaccinato l'86% della popolazione, io dovrei avere 500.000 morti da vaccino, ma non ci sono neanche lontanamente, quindi non c'è proprio paragone tra il rischio di infettarsi e il rischio di vaccinarsi. Per essere più chiaro, i casi in cui si sono riscontrate delle trombosi in persone decedute con il Covid, non per il Covid, ma con il Covid. Cosa sta a significare? Mentre nel Covid, nei casi gravi, la famosa tempesta citochinica che provoca anche trombosi è un evento che ci si può aspettare, nei vaccini sono delle reazioni avverse rarissime che potremmo paragonare all'ipotesi che io andando in macchina ho un incidente stradale, ma non per questo non prendo la macchina tutti i giorni. Mi può capitare, ma non è che io esco di casa con la certezza di avere un rischio enorme di avere un incidente stradale. Può capitare, tutto qua. I casi di morte di Covid sono migliaia di volte superiori ai casi di complicanze da vaccino nella maniera più assoluta. E allora vediamo i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. 446 sono i nuovi positivi di età compresa tra 1 e 99 anni. Sono stati eseguiti 5.826 tamponi molecolari e 11.614 test antigenici. C'è anche un nuovo deceduto, un 97enne della provincia di Teramo. Ci sono anche 201 guariti, mentre gli attualmente positivi sono 6.625. Aumentano i ricoveri, 122 sono i pazienti ricoverati in area medica, più 4 rispetto a ieri, 18 in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri, mentre gli altri 6.485 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Vediamo le variazioni provincia per provincia, più 66 in provincia dell'Aquila, più 143 in provincia di Chieti, la più colpita nella giornata odierna, più 126 in provincia di Pescara, più 108 in provincia di Teramo.
L'Associazione a tutela dei consumatori Codici, tra i vari servizi, mette a disposizione da oggi anche lo sportello Covid-19. Il progetto è stato illustrato questa mattina. Oggi l'Associazione Codici presenta questo nuovo servizio che mettete a disposizione dei vostri associati della cittadinanza, lo sportello Covid-19. Sì, diciamo che l'Associazione di Consumatori ed Utenti Codici ha tra i propri obiettivi quello della tutela del diritto alla salute e quindi proprio per questo abbiamo deciso di creare lo sportello Covid-19 che si occuperà di tutti i casi di mala sanità e di disfunzioni legate al mancato funzionamento delle strutture sanitarie. In particolare lo sportello assisterà gratuitamente tutte quelle persone che hanno avuto un danno da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento del danno, cioè tutte quelle persone che erano ricoverate per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero nelle strutture ospedaliere o nell'RSA. Ci occuperemo anche dei danni collaterali, cioè quelli legati alla mancata assistenza sanitaria, al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o ai mancati ricoveri. E ad oggi lo sportello ha già ricevuto numerose denunce da parte di cittadini che erano ricoverati per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero. Naturalmente la pandemia ha messo in evidenza luce ed ombre del nostro sistema sanitario, evidenziando da un lato l'abnegazione, la professionalità, la competenza di medici, infermieri ed operatori sanitari e dall'altro le carenze delle strutture sanitarie dovute sia al mancato collegamento tra Stato e Regioni e sia alla miopia di un potere politico che ha trasformato dei luoghi di prevenzione e cura quali ospedali e RSA in luoghi di contagio. Quindi invitiamo tutti i cittadini che hanno avuto danni da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento dei danni a rivolgersi al nostro ufficio qui a Pescara in via Carlo Alberto Dalla Chiesa numero 15 che è aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì chiamando il numero 085 77 211. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Chieti Alta per la precisione, dove da anni si soffre dei problemi derivanti dalle poche aree di parcheggio. L'amministrazione Ferrara sta intanto affrontando gradualmente il problema con nuovi posti auto gratuiti in centro. L'annoso problema dei parcheggi a Chieti verrà parzialmente risolto o perlomeno alleggerito con questa creazione di nuovi 35 posti per parcheggiare, strisce bianche, in una zona centrale di Chieti che è il quartiere Santa Maria. Come avete ideato questa svolta? Ma questo è stato un mio pallino sin dall'insediamento, era questa zona e segnatamente quest'area era oggetto di un degrado ormai da tanti anni con un distributore in disuso, chiuso e un'area veramente degradata e abbandonata. E allora ho preteso dalla ditta che aveva in concessione, poi la concessione era scaduta, l'Italiana Petrolio, l'area che abbattesse e bonificasse il distributore e che quindi quest'area potesse essere poi riqualificata e adesso siamo pronti per dare vita a nuovi 35 stalli in accordo con l'assessore Stefano Rispoli, ci realizzeremo 35 nuovi stalli striscia bianca gratuiti, una parte destinati con il disco orario a favorire il commercio del centro storico cittadino e un'altra parte per i residenti che vorranno appunto sostare della zona appunto con il pagamento striscia con il parcheggio striscia bianca. 35 nuovi posti auto a ridosso del centro storico sono un numero significativo, come abbiamo detto vogliamo risolvere questo problema annoso dei parcheggi sia con la creazione di nuovi microparcheggi e sia con una soluzione strutturale di un mega parcheggio in centro storico che andremo a realizzare prossimamente. Stiamo parlando di 200 posti auto sotterranei grazie a un finanziamento vinto? Sì, proprio ieri era sul Sole 24 Ore un articolo dedicato per un progetto veramente molto innovativo che ha messo in campo la nostra amministrazione con il progetto della Via dei Conventi, qualità dell'abitare, stato finanziato per 15 milioni di euro, quindi un finanziamento molto significativo da parte del Ministero preposto e che hanno portato avanti i miei colleghi, l'assessore Rispoli, l'assessore Raimondi e il Presidente del Consiglio Febbo, che darà vita a una realizzazione di un parcheggio sotterraneo a Piazza Garibaldi di circa 200 nuovi posti auto e un parco urbano che riqualificherà l'intera zona. Rappresenta da 20 anni un appuntamento imperdibile per i piccoli degenti dell'ospedale di Pescara. Oggi al Santo Spirito si è tenuto il Babbo Natale del Carabiniere curato da Adri Cesta.
Carla Panzino, ormai da più di 20 anni c'è questo Babbo Natale del Carabiniere, ormai un appuntamento fisso. Sì, un appuntamento perché è lo storico Babbo Natale Carabiniere dell'ospedale. Siamo stati proprio i primi ad avere 19 anni fa col colonnello Carideo questa idea e ci teniamo a portarla avanti perché per noi è importante portare gioia e mostrare un'unione di territorio. Come tutti gli anni i carabinieri raccolgono fondi per i nostri progetti a favore dei bambini ospedalizzati e ci sembra opportuno essere qui in chirurgia pediatrica perché l'unica dell'Abruzzo, qui vengono tutti i bambini abruzzesi per interventi, per patologie anche abbastanza gravi e quindi ci informeremo per vedere quello che possiamo fare come abbiamo sempre fatto. Una grande felicità poter stare insieme a persone che amano i bambini, che aiutano i bambini sia dentro l'ospedale che fuori, quindi un grande senso di solidarietà che è importante e ci auguriamo di avere sempre i nostri partner vicino per portare gioia, sorrisi, anche progetti molto importanti all'interno dell'ospedale. Generale, una bella iniziativa che si ripete ormai ogni anno, il Babbo Natale del Carabiniere, un modo davvero bello, importante di essere al fianco di chi soffre oggi. Sì, veramente davvero, davvero una bella iniziativa, per me è la prima volta, so che sono quasi 20 anni che si ripete, quando mi è stata offerta questa opportunità non ho esitato, è un modo diverso di essere vicino alla gente, di essere tra la gente e in questo caso siamo vicino forse alla parte più bella della popolazione, in questo momento una parte in questo caso di bambini che sono un po' in difficoltà. È una grande gioia, un grande orgoglio poter donare a loro un sorriso e un momento di serenità. E di questo sono veramente contento. Oggi siamo, almeno personalmente, sono entrato in contatto con questa associazione, la sto conoscendo e fa veramente un lavoro molte volte non evidente, non appariscente, ma secondo me molto importante e soprattutto un lavoro che dà veramente una mano alle persone che sono in difficoltà, in questo caso i bambini. Ha fatto tappa anche a Chieti il tour della Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sulle insidie dei social e suggerirne un uso corretto. Ancora una volta la polizia scende in campo al fianco dei ragazzi con l'obiettivo di insegnare a gestire le insidie del web. Vediamo. Un'iniziativa nazionale per sensibilizzare gli studenti a un utilizzo corretto dei social. Fa tappa a Chieti questo tour che si intitola proprio Una vita da social per insegnare agli alunni cosa? Sensibilizzare sull'uso corretto dei social che ci offrono tantissime opportunità, è importante, pensiamo se non avessimo avuto i social in questi ultimi 2 anni come avremmo affrontato i problemi che il lockdown ci ha messo davanti e quindi è necessario semplicemente conoscerle. È importante fare tanta attività di prevenzione, è importante incontrare gli studenti, incontrare i professori, incontrare i genitori per poter far conoscere quelle che sono le insidie. Quali sono le trappole maggiori in cui cadono questi ragazzi? Esclusivamente la non conoscenza, quindi la voglia di conoscere quello che la rete offre e la non conoscenza invece dei rischi, quindi è importante far conoscere loro che ci sono delle trappole e soprattutto che ci sono tanti atteggiamenti che loro pongono in essere credendo di porli in essere in modo goliardico che in realtà invece costituiscono dei veri e propri reati. I dati sono preoccupanti, un minore su due è vittima di violenze e i numeri sono in continua crescita tra i giovanissimi. All'interno del camion itinerante gli operatori della Polizia di Stato e delle comunicazioni hanno ricevuto a Chieti gli studenti degli istituti di istruzione superiore Pomiglio e Luigi di Savoia e quelli dell'istituto comprensivo di Bucchianico. Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia Postale e delle comunicazioni hanno incontrato oltre 2,5 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole di tutta Italia. E adesso apriamo l'ampia pagina come ogni sabato di sport, ovviamente partiamo dalla Serie C, trasferta la più complicata dell'anno per il Teramo che domani alle 17:30 sarà sul campo della Reggiana
per l'ultima del girone d'andata. Qualche dubbio ancora di formazione per il tecnico Guidi, con Trasciani che insidia Bellucci in difesa e Kieran Mateng che potrebbe prendere il posto di Rosso in attacco. Ma quello che il tecnico vuole vedere è la reazione dopo le quattro sberle rimediate contro l'Ancona Matelica. Ania Cantagalli. No, se no dobbiamo aggrapparci a San Berardo. Gara segnata già sulla carta per il Teramo contro la capolista reggiana, ma Teramo che deve assolutamente trovare una reazione sul campo a quella che è stata la brutta sconfitta contro l'Ancona Matelica di domenica scorsa. Squadra che ritrova Zio Smanovic al rientro dalla squalifica, non ci sarà invece Soprano, anche lui squalificato, al pari di Guidi che dovrà scontare due giornate, quindi teoricamente, salvo ricorsi della società biancorossa, rientrerà in panchina solo ad anno nuovo per Siena Teramo. Ci sono vari dubbi su cui il tecnico biancorosso dovrà sciogliere nelle prossime ore, da capire appunto se sarà subito impiegato Bua, che torna effettivamente a disposizione. C'è un ballottaggio tra Trasciani e Bellucci in difesa, così come tra Viero e Fiorani a centrocampo, senza dimenticare poi la carta Kieran Mateng provata in questi giorni, che potrebbe vincere il ballottaggio con Rosso. Quello che ho cercato di osservare, di allenare anche in preparazione di questa sfida, è che noi cerchiamo e vogliamo affrontare la partita con grande aggressività e con grande intensità, e quindi scenderanno in campo coloro che da questo punto di vista non possono, sono i più affidabili in questo senso. Ad ogni modo Guidi ha insistito sulla reazione dei suoi e ha anche puntato molto sul fatto che dopo una brutta sconfitta è arrivata proprio una prestazione diversa rispetto a dei brutti KO arrivati appunto per la squadra. È successo dopo l'Aquila Montevarchi, è successo dopo la Carrarese. Guidi si aspetta che accada la stessa cosa anche dopo la brutta sconfitta contro l'Ancona Matelica. E se un giocatore vuole ambire, essendo giovane, a qualcosa di diverso o più grande della Serie C, è chiaro che le motivazioni le devi trovare dentro di te, perché se poi giochi da presuntuoso oppure sai fare solamente la fase offensiva o solamente la fase difensiva, è chiaro che te non puoi ambire perché ha qualcosa di diverso, e soprattutto rimani un giocatore piatto, con un giocatore che sa fare una cosa sola e che non migliora mai. Quindi se agli errori che analizziamo e vediamo ripetutamente e ci lavoriamo sul campo quotidianamente, se non recepisci, molto probabilmente o sei chiuso mentalmente, quindi non puoi ambire a niente, e quindi le motivazioni devono venire per forza di cose anche dentro ogni singolo calciatore. Che se dobbiamo perdere, perdiamo perché sono bravi gli avversari e non perché noi non abbiamo fatto qualcosa. Io quello che cerco e quello che voglio vedere è una prova di orgoglio, di carattere della mia squadra. E se poi il risultato è per noi avverso, non dobbiamo avere rimpianti, ma è solamente per stringere la mano agli avversari, perché sono stati più bravi di noi. Trasferta in Emilia-Romagna ad Imola, anche per il Pescara, non convocati Marilungo, Galano e lo squalificato Rizzo. Gaetano Auteri punta a dare continuità agli ultimi risultati per chiudere bene il 2021 e pianificare un 2022 con maggiori soddisfazioni. Andrea Costantini. Ultimi due impegni del 2021 per il Pescara con altrettante trasferte. Domani la prima ad Imola. Il tecnico Gaetano Auteri punta sulla continuità rispetto alle vittorie con Grosseto e Pistoiese. Kemi Mouchet ad esempio è un giocatore che è tornato disponibile a pieno regime. E nell'ottica delle due gare qualcosina cambieremo, certo che sì, perché insomma credo che lo faranno tutti, alcuni ruoli ci saranno variazioni, ma da domani comunque credo che daremo continuità a quello che fino adesso abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo periodo. E allora Auteri dovrebbe ripartire dal trio di difesa di Grosseto e del secondo tempo con la Pistoiese, con Ianes, Ingrosso e Veroli, ballottaggio a destra con Cancellotti in vantaggio su Zappella, Diambo dovrebbe essere ancora preferito a Memusciai e poi Pompetti e Rasi. Davanti scalpita Rauti che prova a scalzare uno tra Dursi e Clemenza. Non convocati Marilungo, Galano, Radaelli e lo squalificato Rizzo. Di contro c'è una Imolese penalizzata di due punti e all'interno di una flessione che ha risucchiato una rivelazione della prima parte della stagione in piena
piena zona play-out? Ma la flessione è solo quella di risultati, perché li ho visti, li abbiamo studiati, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra organizzata. Poi conosco Fontana, è un allenatore che dà criteri alle proprie squadre, hanno anche un mix fra giovani e giocatori esperti, ma ripeto, tengono bene il campo, squadra che accetta il confronto, squadra che gioca a calcio. È un bel test impegnativo per noi e di conferma soprattutto. Al giro di boa Auteri butta uno sguardo all'indietro, ribadisce di aver chiuso forse troppo gli occhi su quello che ha visto negli allenamenti quando si è trattato di fare scelte che poi, a prescindere dai cambi di modulo, non hanno pagato. Cambiamenti, cambiando diverse volte formazione, ma questo è dipeso molte volte dal fatto che chi in alcuni periodi è stato scelto non sempre ha dato quello che era in grado di dare, quindi abbiamo avuto un po' di discontinuità. È quello che noi dobbiamo trovare, la continuità individuale dal punto di vista delle prestazioni e dell'espressione in campo. Poi quella di squadra più o meno l'abbiamo sempre avuta, a parte momenti in cui c'è stato un po' di nervosismo. Direzione di gara affidata a Rinaldi di Bassano del Grappa, che non ha precedenti col Delfino, un paio coi romagnoli, sconfitta a Ravenna un anno fa per 3-2 e vittoria sul Trestina in Serie D nel 2017. Scendiamo in Serie D adesso. Oggi c'era in campo un anticipo che vedeva un abruzzese protagonista. Una rete nella ripresa di Francesco Maio consente al Notaresco di superare di misura il Monte Giorgio. Con questo successo i rossoblù di Massimo Epifani salgono a 25 lunghezze in classifica e mercoledì andranno a far visita alla capolista recanatese nell'ultima gara del 2021. Il Notaresco si congeda dal Savini per l'anno 2021 con una vittoria di misura ai danni di un Monte Giorgio che non si è arreso mai. A decidere una magia vera e propria di Maio, una rete da Cineteca. Per i rossoblù è il settimo successo stagionale, il terzo sul campo amico. Novità nello scacchiere scelto da mister Epifani, out l'infortunato Scimia, con il recupero di Massetti e Valenti, maglia da titolare per Pampano ed Esposito, turno di riposo per Maio. Dal primo minuto anche l'altro neoacquisto di Arrà, in panchina l'ultimo arrivato in ordine di tempo Dorato. Sull'altro fronte il tecnico Eddie Mengo spedisce in panchina Albanesi, nell'undice titolare spazio per Zerbo. Neanche 20 secondi ed ospiti pericolosissimi. Gallo si fa soffiare palla da Perpepai, che apre subito per Zerbo. Il numero 10 ospite calcia, Shiba compie un altro super intervento e respinge. È una prima frazione con poche emozioni, in cui i rossoblù di casa faticano a proporsi. Al 19esimo intuizione di Pampano per Valenti, tiro del numero 10 che deviato arriva debole tra le braccia di Gagliardini. Azioni ficcanti quelle del Monte Giorgio, che al 25esimo ci prova dalla distanza. La conclusione di Ruci sorvola di poco la traversa. Sale di tono il Notaresco nella seconda parte della prima frazione. Al 32esimo è Frederick a provarci dopo un'azione insistita, mentre al 43esimo è Valenti a non trovare lo specchio della porta dal limite. Dopo il tradizionale riposo è il Notaresco a partire subito con il piede sull'acceleratore e dopo neanche 30 secondi proteste vivaci all'indirizzo del direttore di gara. Sul passaggio di Pampano, possibile mano in area di Puca, fischietto piemontese con ampi gesti fa proseguire. Doppio cambio per Epifani al settimo con Maio e Blando dentro al posto di Pampano e Diarrà. Ancora proteste al minuto 8 quando la difesa ospite si salva ad un passo dalla linea bianca con un intervento probabilmente ancora al limite. 19esimo è Pesce a provarci da ottima posizione dopo aver saltato in bello stile un avversario. La difesa ospite si salva ancora. Ma un minuto più tardi il Savini esplode di gioia e strappa applausi alla giocata di Maio, una vera e propria magia. Tecnica e caparbietà per il numero 9 che arriva a quota 9 in campionato. Doppia finta e palla all'angolino dove Gagliardini non può arrivare. Notaresco 1, Monte Giorgio 0. Allo scoccare della mezz'ora termina tra gli applausi la gara di Esposito, dentro Massetti, con Mengo che rinforza il reparto offensivo con Spagna. E comunque Gagliardini ad essere ancora impegnato sull'asse Valenti Maio, grande giocata del 10, conclusione del bomber di casa. Nel finale gli ospiti ci provano, tanta pressione, ma senza creare particolari pericoli e dopo 5 minuti di recupero il Notaresco può esultare per una vittoria importante sotto tutti i punti di vista.
E domani terz'ultima di andata nel girone F di Serie D. Il Notaresco, come avete visto, ha vinto già col Montegiorgio. Domani fari puntati sull'Angelini, dove c'è il derby abruzzese tra Chieti e Pineto. In casa Vastese e Castelnuovo, trasferta molisana invece per il Nereto. Un derby tutto abruzzese caratterizza la 15ª giornata di andata di Serie D. All'Angelini il Chieti riceve il Pineto e la gara porta con sé spunti interessanti. Da una parte c'è un Chieti che va forte in trasferta, dove ha collezionato le sue 4 vittorie in campionato, 16 dei 18 punti in carniere. Dall'altro c'è un Pineto che non vince da ben 6 partite, troppo tempo per una squadra costruita per fare campionato di vertice. È proprio la squadra di Marco Pomante ad avere maggior urgenza dei 3 punti, perché il divario dalle prime della classe è già troppo ampio. Il Chieti ha in parte rimesso a posto la classifica coi 7 punti nelle ultime 3 gare, ma la squadra ha voglia di trovare la prima gioia casalinga. Per i propri tifosi una vittoria peraltro consentirebbe l'aggancio proprio al Pineto. Chieti, che nelle ultime ore ha aggiunto alla rosa l'esterno sinistro Panteridis, svedese di origini greche, e che per domenica recupera Aquilanti e Chiacchia, uscendo dall'emergenza difesa. Settimana movimentata invece in casa a Castelnuovo: prima il tonfo di Tolentino, poi la sfortunata gara casalinga col Fiuggi, nella quale la squadra di Di Fabio ha pareggiato una partita che avrebbe meritato di vincere. Quindi lo svincolo di 4 calciatori over: il bomber Ripa, l'esterno Bolo e i centrocampisti Marianeschi e Corticchia. Rebus formazione per il tecnico Guido Di Fabio in vista del match casalingo di domani contro la rivelazione Porto d'Ascoli. Difficile il recupero di Casimirri, mentre Cangemi è sicuramente fuori causa. Prova a cavalcare l'onda buona invece la Vastese, reduce da 2 successi consecutivi. Se quello con l'Alto Casertano era praticamente dovuto, il colpaccio è stato siglato a Fiuggi, un 1-4 in rimonta che ha galvanizzato l'ambiente. Dopo quello di Agnello, positivo l'innesto del difensore Allegra, che ha debuttato in terra laziale. Ora un test molto duro: all'Aragona arriva l'ex capolista Trastevere. Vastese a caccia del Tris, dunque, lasciando da parte per un pomeriggio il problema stadio, che resta chiuso al pubblico, e le dinamiche di mercato, che vogliono la società ancora a caccia di un bomber che potrebbe essere proprio Ripa in uscita dal Castelnuovo. Interessa anche Corticchia. Situazione di classifica molto complessa per il Nereto, che cerca punti per sperare nella trasferta di domani a Vasto Girardi. La società vibratiana ha acquistato dal Castrovillari l'attaccante classe 2001 Andrea Marchionna e conta di chiudere per un difensore e un altro attaccante prima del gong del calciomercato. Tra i molisani di Prosperi, out per squalifica Secondo e Acunzo. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.